Guardi, sono emerse durante il dibattito una serie di situazioni nuove e alcune domande, evidentemente, alcune richieste, alcuni approfondimenti mi hanno fatto capire che forse non esisteva tutta questa chiarezza, perché abbiamo fatto parlare dei dirigenti dell'ASMA. Sinceramente, voglio dire, non ho visto, ho visto facce perplesse da parte di tutti, cominciando dalla mia. Quindi noi siamo entrati con un'idea precisa, perché abbiamo avuto delle indicazioni, abbiamo difeso quell'idea, ma evidentemente forse c'era qualcosa che non era poi così semplice da comprendere. Quindi giusto, nei confronti di tutti i cittadini di Terni, assumerci la responsabilità di trovare e di capire come mai, se c'è un aumento, di quant'è, come e perché. E se no, raccoglieremo per un anno tutta la mondezza agli stessi costi dell'altro anno, che non erano comunque bassi. Apprendo che c'è comunque un buco di 2 milioni e mezzo che viene dal passato nella raccolta dei rifiuti. Quindi da sempre tutti sanno che io non sopporto questo tipo di raccolta differenziata. La trovo brutta e la trovo forse educativa, ma è arrivato il momento di smettere di educare le persone con il bidoncino fuori. Bisogna fare un salto di qualità. Secondo me questa è la partenza di questo salto di qualità.